Ciao bimbi, come state? Allora, continuiamo con il nostro progetto sulle emozioni e leggiamo un altro libro, va bene? Oggi leggiamo un libro che ha paura, ma alla fine scopriremo che non bisogna avere paura, va bene bimbi? Allora, il libro non riesce ad addormentarsi, trema tutto, poverino, guardate come trema. Vediamo. Avvicinati e chiedigli sottovoce: che succede? Ho paura del buio, dice il libro. Guardate. Accendiamogli una lucina e controlliamo che non abbia freddo. Avete acceso la lucina, bimbi? Vediamo. Diamo un'occhiata nell'armadio e sotto il letto. Facciamo vedere al libro che non c'è niente, né nell'armadio né anche sotto il letto. C'è solo qualche batuffolo di polvere, quello sì. Grazie, però sento un rumore. Che rumore sente il libro? Cosa ha sentito? Forse è un gatto che miagola là fuori. Avrà fame. Come fa il gattino? Miau, miau. Vieni, vieni, Micio, ti aspettiamo. Ecco, ora va già meglio. Gli facciamo bere anche un sorso d'acqua, va bene? Glu 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 glu. Grazie, dice il libro. Gli facciamo una coccola, gli diamo un bel bacio. Guardate un po' come sorride. Adesso non ha più paura. Gli cantiamo anche una ninna nanna. Bimbi, gliela cantate la ninna nanna, quella che vi cantano la mamma e il papà? Che ninna nanna gli cantiamo? Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Oh, ecco bimbi, il libro non ha più paura, guardate gli occhietti, si sta addormentando. Adesso lo chiudiamo piano piano e gli diamo la buonanotte. Buonanotte libro, avete visto? Bimba, che il libro dopo non aveva più paura. Si è addormentato, ha fatto la nanna e adesso bimbi dovete sapere che anche noi non dobbiamo avere paura. Tra qualche giorno ci rivedremo tutti insieme al nido, faremo tante canzoni, tanti giochi e tante attività. Ve lo prometto, va bene? Ci vediamo presto presto. Tantissimi baci!